Ciao a tutti belli e brutti, benvenuti nel mio canale. Oggi un nuovo video, un video sui prodotti sotto i 5 euro in collaborazione con Mary del canale Vaniglia Chic e con Michela del canale Michela P. Mi raccomando, giù nell'info box vi lascio anche i link ai loro canali. Andiamo a vedere che prodottini ci propongono sotto i 5 euro. Abbiamo fatto anche il video dei prodotti sotto i 10 euro che vi lascio su nelle schede. Se non l'avete visto andatelo a vedere, secondo me sono delle tipologie di video molto interessanti che ci aiutano a scoprire prodotti low cost e validi, quindi perché no, perché non farli? Diteci se volete vedere altre tipologie di prodotti simili, magari sotto i 10, sotto i 15, sotto i 7, sotto gli 8, che io ve le faccio molto 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 volentieri, e quindi mando un grosso bacio a Michela e a Mary. Grazie ragazze per aver collaborato con me. Iniziamo subito con i prodottini sotto i 5 euro. La prima cosa che vi voglio far vedere è questo bagno schiuma di bagno doccia di Lavera, che costa intorno ai 3 euro. Io l'ho presi da Ecoverde, è da 200 ml ed è nella profumazione agli agrumi, quindi all'arancia. Io in questo periodo adoro la profumazione di agrumi e quindi lo sto amando, anche perché lascia una pelle liscia, questo profumo in bello di agrumi, fresco, non secca, perché ci sono purtroppo molti bagnoschiuma o doccia schiuma o prodotti per lavare anche le mani che tendono a seccarmele. Invece questo qui è veramente un prodottino valido che costa poco, ovviamente con un ottimo inci. Lo trovate, i prodotti di Lavera li trovate anche al supermercato, anche da Ocean o in alcuni negozi che vendono magari prodotti alimentari bio, che ho visto che ci sono molti supermercati che hanno aperto. Lo potete trovare veramente in vari luoghi, e quindi oppure su Ecoverde online al costo di più o meno 3 euro per 200 ml, quindi questo. Poi io voglio parlare di una maschera di Geomar, che è favolosa, costa 2 euro, come potete vedere è utilizzata, ecco perché ve ne parlo, e la voglio assolutamente riprendere. È una maschera di Geomar in tessuto, pagata 2,50 euro, preso da Ocean, e mi sono trovata benissimo. Questa in particolare, l'anti-age, sono imbevutissime, sono le maschere in tessuto, la mettete sul viso e la tenete 15 minuti. Vedete proprio là il viso più luminoso, più compatto. Costano poco, c'è anche un'altra, e le voglio prendere tutte perché mi sono trovata veramente bene, in quanto sono talmente imbevute che si potrebbero riutilizzare anche per una seconda volta. Hanno, come vi dicevo, un ottimo inci, costano poco, sono di facile reperibilità e mi piacciono sulla pelle perché comunque tendono, ovviamente quando parliamo di una maschera anti-age non è che ci possiamo immaginare che fa un'azione liftante, ma fa un'azione distensiva. Quindi che cosa significa? Che vediamo il colorito più luminoso, meno spento, ovviamente, perché comunque spesso siamo stressati, e ovviamente più elastico, e quindi questa maschera, pur costando poco, mi piace veramente un sacco. Poi un altro prodottino di cui vi voglio parlare, io sto prendendo le cose random, è questo di Catrice, che è un contour kit che mi è stato regalato dalla mia amica Mary. Io ho visto su vari siti, e se cercate su Panda o su siti tipo Maquillalia o su Amazon o su eBay, lo trovate più o meno dai 5 euro ai 5,90 euro, quindi siamo proprio al limite. Visto che su alcuni siti tipo Maquillalia o tipo Panda qualcosa, che adesso non mi viene bene il nome, costa 5 euro, io ve lo voglio segnalare in quanto è molto molto carino, va a scolpire bene la zona, costa poco, ve lo potete portare anche dietro, perché poi io ce l'ho in questa colorazione che è da un lato ovviamente più scuro e qua l'illuminante. Questo è l'illuminante, ve lo voglio far vedere. Questo è l'illuminante e questo è il la terra, insomma, che è di un colore perfetto per me perché è medio, e poi è modulabile. Se lo volete più
Se lo volete più intenso, ne mettete un pochino in più, se lo volete più blando andate a metterne un pochino di meno. E anche come illuminante la zona chiara mi piace tanto, poi ripeto, costa poco e se dovete fare un viaggio, ecco, come in visione dell'estate, c'è in varie tonalità, più scura e più chiara. La mia è nella tonalità 030 030, questa qui. C'è in varie tonalità, quindi c'è sicuramente candy che abbaiano ovviamente sotto, nella colorazione 030. Se in visione dell'estate per portarsela dietro è comodissima, vi risparmiate tantissime cose e poi è compatta, è piccolina, a me piace insomma come mi va a scolpire il viso. E costa pochissimo alla fine, perché comunque costa 5 euro, essendoci di varie colorazioni la potete prendere in base alla carnagione che avete, quindi più scura, più chiara. Io ripeto, a me mi è stata regalata dalla mia amica Mary, a cui mando un grosso bacio, e quindi lei me l'ha regalata in questa colorazione 030, che è perfetta. Ovviamente magari in visione dell'estate di un'abbronzatura andrei ad utilizzarne una un po' più scuretta, leggermente un po' più scura, ma anche questa va benissimo per questo periodo che l'ho utilizzata, e per il periodo soprattutto prima, che era un periodo primaverile barra primaverile, è stata perfetta. Devo parlare di questo siero che è veramente veramente wow per il costo che ha. Lo trovate su vari siti, su Bio Vegan Shop lo trovate, prima trovavate questo brand anche su Ecoverde. Anche su Ecoverde, invece, adesso ho visto che non ce l'hanno più. È un brand veramente molto molto super super low cost, tant'è che questo, io magari vi lascio il link di qualche sito dove potete trovarlo. Ho visto che c'è anche su Bio Boutique La Rosa Canina, ma non è questo qui, quindi non è la versione siero anti-age, ma è un'altra versione rosa che costa leggermente in più. Questo qui costa dai 5 euro ai 5,90 euro, quindi favoloso. Vi sto facendo vedere proprio tutte cose a ridosso dei 5 euro, ma vi posso dire che questi 5 euro li vale tutti. È un ottimo siero, in questo periodo è perfetto, super super wow, in quanto si asciuga in un nanosecondo. Sto sudando ragazzi perché fa un caldo boia, ho tutte le finestre chiuse, solo una aperta, infatti sentite i cani abbaiare, e ho le luci sparaflesciate peggio della D'Urso. Però se lascio tutto aperto sentite addirittura anche le macchine passare, quindi abbiate pietà di me, almeno una l'ho lasciata aperta, infatti i cani abbaiano. Comunque, vi stavo dicendo che è un siero con il 98% di ingredienti naturali, è vegan e è da 30 ml a 12 mesi di PAO, e ne basta veramente veramente poco. Non è un siero oleoso, è un siero con la pipetta, quindi ne andate a mettere solo il quantitativo che vi serve. Ecco qui, è tipo un po' acquetta e acquoso, si stende e si asciuga subito, perché non è, è geloso, non è oleoso, è adattissimo per tutti i tipi di pelle. In questo periodo estivo è una manna dal cielo, è veramente top per il prezzo che ha, e si asciuga in frettissima. Se avete una pelle grassa non ve lo lasciate scappare, se avete una pelle secca come la mia, io vi posso dire che la mia routine è sempre detersione del viso, contorno occhi, siero, crema. Però ovviamente nei giorni veramente dove il caldo è boia sono andata ad utilizzare, perché in questi ultimi giorni stanno facendo anche 40 gradi, vado ad utilizzare magari la mattina giusto per una routine veloce, magari se neanche mi trucco, solo questo siero. Per esempio l'altra mattina ho messo il siero e poi una crema anti, una crema con l'SPF, con la protezione, visto che veramente c'è il caldo, il sole che ci sta uccidendo. E quindi questo lo trovo, per il costo che ha, lo trovo veramente un prodotto molto 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 valido, che trovate nelle bioprofumerie, trovate online, vi ripeto, prima lo trovavate anche su Ecoverde, adesso non so perché ha tolto questo brand, e lo trovate questo brand su Bio Boutique La Rosa Canina e su tantissimi altri siti. Non so perché l'hanno tolto, in quanto anche gli shampoo 2 euro 3 euro
su Ecobelli, mi sembra. Comunque io vi lascio qualche link di riferimento per farvi capire dove potete trovare questo siro, che è favoloso per il prezzo che ha e per l'azione che fa, in quanto tende a io mi sento proprio la pelle compatta, perché alcuni si tendono un po' a compattare la pelle, certo non è che ci possiamo aspettare un super effetto lifting o chissà che, ma il colorito più omogeneo sicuramente e a rendermi la pelle più luminosa, perché in alcuni giorni, soprattutto quando fa tanto caldo, la pelle tende a spegnersi, ad ingrigirsi, e quindi mi rende il colorito più luminoso, si assorbe subito e una cosa fondamentale che non mi fa sudare, perché alcune creme o alcuni sieri tendono a far sudare la pelle ancora di più, questo assolutamente no. Poi un'altra cosina di cui vi voglio parlarvi è questo profumino al cocco di Yves Rocher. Io ce l'ho nella variante da 20 ml, nella size da 20 ml, l'ho preso apposta da 20 ml perché ha un profumo di cocco che a me piace tantissimo, costa più o meno intorno ai 4 euro, quello da 100 ml ne costa 9,90, quindi diciamo che il 20 ml non è che conviene tantissimo, però io uno lo volevo provare, quindi volevo vedere la resa su di me, due da borsetta, quindi è comodissimo, io me lo metto in borsa, me lo porto ovunque, 3 ho mille profumi, 4 sicuramente acquisterò anche la versione da 100 ml perché ha un buonissimo odore di cocco, ma veramente buono, sembra di star mangiando il cocco pur essendo comunque un prodotto veramente, un profumo veramente super low cost. Ha questo profumo di cocco proprio intenso, sembra che state sgranocchiando il cocco. Costa pochissimo, ha un'ottima persistenza, ha un ottimo sillage per essere un profumo che poi è anche uno de toilette, non è uno de parfum, ha un'ottima persistenza e un ottimo sillage. Un'ottima profumazione di cocco, come vi dicevo, che è, non è stucchevole, rimane dolce, perché comunque la profumazione del cocco, soprattutto la frutta, il cocco, non è stucchevole. Se vi piace la profumazione coccosa, proprio nel vero senso di frutta, questo qui fa veramente al caso vostro, perché costa poco, ha la profumazione del cocco e non è stucchevole. Ragazzi, so che sto ripetendo spesso le stesse cose, ma il caldo gioca a brutti scherzi, quindi. Poi un altro prodottino di cui voglio parlarvi è questa matita Metallic di Wycon nella colorazione Ottanio 01, che non so se vi ho fatto vedere già in qualche altro video, che a me piace un sacco, io la utilizzo soprattutto sotto sotto l'occhio, all'interno e all'esterno, nel periodo estivo mi piace veramente un sacco, e in questa colorazione verde ottanio spaziale, che a me piace un sacco, pagata più o meno intorno ai 3 euro, non più di 3 euro, 3,50 euro, ma non di più, la presi l'anno scorso e questo colore mi piace un sacchissimo, è morbida, dura, andrò ad utilizzarla subito perché mi piace un sacco, e poi secondo me con questo rossetto, che è un rossetto di Kiko, che adesso non ricordo bene la numerazione, poi magari ve la dico, vi voglio fare un video su tutti i miei rossetti e tinte del periodo, soprattutto estivo, volete vederlo? Se volete vedere un video su tinte e rossetti, scrivetemelo giù nei commenti, che ve lo farò sicuramente, magari quelli del periodo, visto che io adoro i colori sgargianti nel periodo estivo, infatti sono 3 giorni che metto questi colori un po' strong. E niente, questa matita di Wycon è morbida, ha un'ottima scrivenza, non fa lacrimare l'occhio, ha il colore stupendo e ve la super super consiglio. Come vi super consiglio questa matita di Essence. Allora, io utilizzo 2 cose per le sopracciglia. Ho la cosa che vi ho fatto vedere la scorsa volta, che è un gel di NYX che costa 10 euro e ve l'ho fatto vedere nei video prodotti sopra i 10, sotto i 10 euro che vi lascio su nelle schede, oppure questa matita di Essence che è favolosa, che ho ricomprato più e più volte. Per esempio oggi ho sulla matita di Essence. Io ce l'ho nella colorazione 02 Brown, ce l'ho su
come potete vedere le mie sopracciglia, e mi piace veramente veramente un sacco perché non si sposta, il colore è omogeneo, veramente è facile da utilizzare, ha anche questo pennellino qui per aggiustare le ciglia, le sopracciglia, dura tutto il giorno, non si sposta, non cola, essendo una matita magari alcune matite tendono a spostarsi o tendono a sciogliersi o tendono a muoversi. Vi posso dire che questa, pur costando 3 euro scarsi, non si è mai mossa. Io ce l'ho su da stamattina, adesso sono precisamente le 8:20 di sera, ce l'ho su da stamattina, ho semplicemente fatto prima di iniziare il video un leggero ritocco, ma vi posso dire che non si era spostata, non si era mossa, non si era decolorata, è perfetta. Quindi Essence Design nella colorazione, la mia è 02 brown, ma c'è anche più chiara, perché io neanche una più chiara quando avevo i capelli più chiari, e anche più scura, mi sembra che ci dovrebbe essere anche nera, comunque c'è in vari colori, e sicuramente ne andrò a ricomprare per la millesima volta un'altra, perché con queste mi sono trovata veramente ma veramente bene. Poi un altro prodottino di cui vi voglio parlare è questo della Sien, che è sporchissimo, questo contorno occhi della linea Sensitive Limited Edition, che se riesce prendetevelo da 15 ml, perché veramente ve ne ho parlato e riparlato di questo contorno occhi, tende veramente a, costa 2,99 euro, perché io l'ho pagato 2,99 euro per 15 ml. Ogni tanto queste Limited Edition vengono rimesse, tipo questa settimana avevano messo quella del latte al latte d'asina, è molto molto idratante. Quindi qui vi parla di un'azione distensiva, ovviamente, come vi ho sempre detto, come vi ho fatto vedere anche nel video dove vi parlo di tutti i prodotti Lidl Beauty, capelli, corpo, viso, che io ho utilizzato, che vi lascio su nelle schede, vi ho fatto proprio un video su tutti i prodotti beauty di Lidl che ho utilizzato. Che cosa vi dico? Vi dico che i contorno occhi della Lidl sono fantastici come idratanti, quindi idratano veramente la zona. Io che ho un contorno occhi secco più del deserto, per me sono fantastici, in quanto li alterno di giorno, o sono magari, tipo l'altro giorno sono stata al mare, torno con una pelle secchissima e un contorno occhi secchissimo, questo contorno occhi me lo va ad idratare tanto tanto tanto. Quindi alterno e vado a mettere un contorno occhi super idratante di giorno magari, o di sera, e di sera o di giorno un contorno occhi ottimo super anti age, ma non mi deve mai mancare, oltre all'anti age, un prodotto super super idratante. Preferisco alternare per non far sì che la mia pelle e il mio contorno occhi si abituino. E quindi questo, se avete un contorno occhi secco, perché il contorno occhi, per far sì che non vadano ad uscire rughette, va idratato, quindi più idratante è, più non vengono rughette, non le va a togliere, ma non ce ne facciamo venire di altre. Quindi super super consigliato per 2,90 euro. Se lo rimettono, vi invito a comprarlo perché è ottimo, non fascia bianca, si assorbe pur idratando tantissimo. Un altro prodotto di cui voglio parlare è questo idrolato di rosa bio della Saponaria, costa all'incirca 3 euro, 3,50 euro. Io lo utilizzo come tonico, l'idrolato alla rosa può essere utilizzato come tonico. La rosa che cosa fa? È un ottimo anti-age, illumina la pelle, è un antiossidante, quindi va a tonificare la nostra pelle, illuminarla, e ovviamente è contro i radicali liberi, non fa sì che ci vengano altre rughe, ma è tonificante, compattante, illuminante, ante, come vi dico subito, pur costando poco. Io che cosa faccio? Costano poco, però io non amo prevalentemente metterli con tamponandoli. C'è chi ama col dischetto a tamponare come tonico, io utilizzo gli idrolati come tonici, che poi gli idrolati non vanno utilizzati solo come tonici, possono essere utilizzati anche per i capelli o mescolati per le maschere viso, veramente hanno molteplici funzioni.
Tipo, se facciamo una maschera viso fatta in casa, possiamo associarci un idrolato, l'idrolato di rosa, può essere anche anti-age ed illuminante, come vi dicevo prima, quindi è perfetto. Se voglio utilizzarlo come tonico, lo metto in uno spruzzino e me lo vaporizzo su tutto il viso, ma anche su tutto il corpo, collo, décolleté, addosso, fa caldo, quindi magari metto un idrolato in frigo e poi mi vado a vaporizzare su tutto il viso, corpo, eccetera. Posso vaporizzarlo sui capelli? Sì. Posso vaporizzarlo sui capelli perché l'idrolato è anche ottimo per i capelli, sia quella alla rosa, sia quella alla pamelis, qualunque esso sia. Gli idrolati hanno molteplici utilizzi e questi della saponaria costano poco, sono molto validi. Questa alla rosa di cui vi parlo nello specifico è veramente super super top. Poi un altro prodottino di cui vi voglio parlare è questo... Questo shampoo di Intra di cui vi ho già parlato diverse volte, è uno shampoo biologico, semi di lino, olio di jojoba per capelli spinti, va ad illuminare il capello, a non seccarlo, lavarlo bene, non crea nodi, non li appesantisce, li rende morbidi, pur non essendo, quando vi parlo di shampoo vi dico che non li secca, ma li rende morbidi e non li appesantisce, quindi i capelli rimangono svolazzanti. Che cosa significa? Ovviamente non è che ci possiamo aspettare idratazione da uno shampoo, perché uno shampoo non idrata, ma non secca, quindi non va a seccare il capello ulteriormente, perché ci sono degli shampoo che seccano, fa schiuma, costa intorno ai 3,90 euro, è di facile reperibilità perché lo trovate sia nei grandi supermercati tipo Acqua e Sapone, sia nei negozi tipo di Abbellezza, sia in alcune profumerie. È veramente, questo brand è diventato di facile reperibilità. Si trova lo shampoo, si trova il balsamo, si trova la maschera, io anche con la maschera mi trovo benissimo, si trovano vari prodotti e questo Lucentezza è certificato IAB, ha il 98% di ingredienti naturali, è vegan, ok, senza siliconi, parabeni, SLES, eccetera eccetera. Utilizzo solo prodotti bio e naturali, prevalente, se è il primo video che vedete magari non lo sapete, prevalentemente sì, ma quando si tratta di prodotti che come shampoo, balsami, creme corpo, creme viso, quando si tratta di prodotti make up vado ad utilizzare anche un prodotto non bio, sinceramente l'ho sempre detto, li ho sempre utilizzati, tipo questo di Catrice assolutamente non ha un ottimo inci. Utilizzo sia prodotti bio che completamente non bio. Come fondotinta che cosa usi? Utilizzo prodotti bio e prodotti non bio. Se oggi mi vado ad utilizzare un prodotto, quindi una crema colorata, una BB cream o un fondotinta bio, lo utilizzo. Se oggi mi vado ad utilizzare un fondotinta non bio, lo utilizzo molto molto tranquillamente. Le uniche cose che non utilizzo assolutamente non bio sono i prodotti per la skin care, per la hair care, body care, eccetera. Come make up no. Preferisco i fondotinta bio? Sì. Prevalentemente per tutti i giorni preferisco utilizzare i fondi bio perché non mi vanno ad occludere i pori. Utilizzo anche fondotinta siliconici? Sì, utilizzo anche fondotinta siliconici perché quando voglio una pelle dall'effetto più levigato, con una coprenza maggiore, che mi va a durare tutto il giorno, che so che voglio magari un effetto HD per intenderci, vado ad utilizzare un fondotinta siliconico tranquillamente, però per il resto utilizzo prodotti bio o naturali. Poi ve lo spiego perché magari chi è la prima volta che vede il mio video, o chi non lo sa, o chi magari può vedere prodotti bio e non bio, non riesce a capire, quindi ve lo sto spiegando. Poi adoro questo balsamo della Bioco, con senza siliconi, paraffina, parabeni, oli minerali, nickel test. Alcune persone sono allergiche al nickel. I prodotti di Qualincos, quindi Bioco, vanno ad essere anche nickel test, da 250 ml, certificato IAB per capelli fini e danneggiati. Io ne ho ricomprati diversi di questo balsamo, costa più o meno intorno ai 3-4 euro a seconda di dove lo prendete. Io di solito li ho presi da Carrefour, ma si trovano anche online, si trovano anche nei negozi tipo Tigotà o Acqua e Sapone, o dipende, prevalentemente Carrefour e Tigotà.
è un ottimo balsamo, non appesantisce minimamente i capelli. In questo caso è una variante per capelli fini e danneggiati, quindi al miele d'aloe, ma ce n'è anche uno al timo per capelli grassi. Io utilizzo anche lo shampoo, e anche lo shampoo mi piace tanto, perché mi piacciono proprio tanto i prodotti bio. In questo caso il balsamo, come vi ho parlato benissimo dello shampoo Intra, ho cercato di non farvi vedere prodotti dello stesso brand per variare, per farvi vedere più cose, ma è ottimo anche il balsamo e la maschera di Intra, come è ottimo anche lo shampoo di BioQ, e costano entrambi sotto i 5 euro e sono entrambi di facilissima reperibilità, che significa che non dovete per forza trovarli in una bioprofumeria, magari non avete una bioprofumeria vicino, o non dovete per fare per forza un ordine online, ma li trovate anche al supermercato. Spesso ancora oggi sento dire: ma i prodotti bio costano cari. Non è vero, costano come tutti i prodotti, si trovano dai 2 euro a salire, e sono diventati di facilissima reperibilità, soprattutto se avete un Auchan vicino. L'Auchan ha un quantitativo di prodotti bio veramente impressionante, ottimi prezzi, tantissima scelta, tantissima varietà, tantissimi brand, così anche come le profumerie di Abbellezza. So che le profumerie di Abbellezza non si trovano in tutta Italia, purtroppo, però hanno tantissimi prodotti bio, come tantissime profumerie normali hanno inserito i prodotti bio, quindi l'Auchan, il Carrefour, un altro super, l'Hypercoop ha tantissimi prodotti bio, compresa la linea Vivi Verde della Coop, quindi ad ottimi prezzi, veramente non ci sono più problemi nel reperire i prodotti bio naturali o con buon inci, perché ha da acqua e sapone, da Ticotà, che è pieno di prodotti bio con buon inci. E nulla, questi mi sa che erano proprio tutti i prodotti, quindi anche questo balsamo d'Istrica non mi annoda i capelli, quando li vado a spazzolare non trovo difficoltà, quindi ottimo, ottimo, ottimo. E niente, questi erano tutti i prodottini di cui sotto i 5 euro che vi ho voluto mostrare. Spero che questo mio video vi sia piaciuto. Andiamo a vedere anche i video di Michela e di Mary. Vi lascio giù nell'info box i loro link, così andiamo a vedere anche i loro video. Ditemi se questo video vi è piaciuto, se volete altri prodotti, altri video sui prodotti bio low cost, perché no, magari, o prodotti in generale come vi ho fatto adesso sotto i 5 euro. Se volete qualche video in più, ultimamente sto cercando di farvene molti di più, ma se volete qualche video nello specifico dove vi parlo di prodotti solo bio o naturali o con buon inci, scrivetemelo giù nei commenti, sarò veramente contentissima di farvelo, anche perché sto provando tanti nuovi prodotti, quindi fatemi sapere se volete più video sui prodotti beauty. Ve ne sto facendo all'incirca una settimana, però ditemi se volete vederli, io me ne farò sempre di più. E nulla, se il video vi è piaciuto spolliciate in su, condividete i miei video, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un grosso bacio, ciao!